Fallani Venezia è uno spazio nuovo, rinato, grazie a Giampaolo Fallani, grazie alla storia di una famiglia che con l'arte e con la stampa a Venezia ha una grande storia da raccontare. Oggi la racconta nel laboratorio di famiglia. Che cos'è questo progetto? Ma, noi vogliamo intanto rendere omaggio a mio padre, che è Fiorenzo Fallani, che in questo laboratorio ha lavorato per oltre 40 anni con la sua attività di serigrafia. Un laboratorio che negli ultimi anni è rimasto chiuso per vari motivi e che adesso vogliamo riaprire e riportare sia alla città, che riaprire agli artisti che tornino a fare qui serigrafia. E quindi artisti che verranno qui a fare dei corsi. Uno dei progetti è quello di realizzare dei corsi di serigrafia. Ne abbiamo fatto uno che è finito a dicembre con quattro giovani artisti, finalizzato alla realizzazione di un prodotto finito, cioè abbiamo fatto una cartella contenente le quattro grafiche realizzate da questi artisti. L'idea è di fare questi corsi che sono appunto finalizzati a realizzare un prodotto finito, commerciale, vendibile. Sono state tirate 40 copie di questa cartella ed è un prodotto finito a tutti gli effetti. Non è un semplice corso per fare delle stampine, fare delle prove, fare delle sperimentazioni così un po' fine a se stesse, ma vuole essere proprio finalizzato a un prodotto reale. Fallani Venezia, questo spazio al Ponte dei Gesuiti a Cannaregio, è anche un grande archivio. Certo, è un archivio completo di tutto il lavoro fatto da Fiorenzo Fallani. Dal 68 ad oggi ha lavorato con quasi 200 artisti nazionali e internazionali, realizzando quasi 2000 soggetti diversi.